Buonasera a tutti, datemi un feedback in chat gentilmente se sentite la mia voce. Perfetto, vedete anche Tony. Ok, sono le 17 e iniziamo. Leggo il disclaimer: i contenuti di questo materiale didattico sono offerti da terze parti non da Tikmila e danno carattere puramente educativo e non costituiscono nessun incentivo di investimento. Chiunque intraprenda questa attività lo fa per sua spontanea decisione, assumendosene tutti i rischi. Di conseguenza, gli autori e Tikmila non si assumono nessuna responsabilità per eventuali decisioni di investimento prese dai partecipanti e dagli iscritti, declina ogni responsabilità nei limiti della legge per danni diretti o indiretti connessi a questo servizio. Le opinioni espresse dai relatori non necessariamente rispecchiano quelle di Tikmill, a meno che non sia stato specificato. L'avvertenza sul rischio: i CFD sono strumenti complessi e comportano un elevato rischio di perdita del denaro in tempi brevi a causa della leva. Il 72% e il 71% dei conti del cliente al dettaglio perde denaro facendo trading con i CFD, rispettivamente con Tikmill UK LTD e Tikmill Europe LTD. Valuta se comprendi come funzionano i CFD e se puoi sostenere l'elevato rischio di perdere denaro. Allora, è l'ultimo webinar dell'anno. Con me, come sempre, ovviamente, Tony Cioli Piviani. L'ultimo webinar, ovviamente, con Tony, è della lunghissima serie, ne abbiamo fatti 24. Questo appunto è il 24, il 24esimo. E prima però di entrare un po' nel vivo, vi faccio la solita presentazione del broker. Di Tikmill, in modo tale che sto vedendo che stanno entrando anche altri partecipanti, quindi diamo un po' la possibilità agli altri di entrare. Allora, Tikmill è un broker non dealing desk, il 100% delle posizioni vengono inviate ai liquidity provider, regolamentato dall'FCA UK con fondi segregati e separati dalla società, assicurati fino a 50.000 sterline. La velocità di esecuzione è ultra rapida, con una media di 0,1 secondo, garantita da oltre 10 server sparsi per il globo. Gli spread partono da zero, con commissioni tra le più basse del mercato. Non ci sono requote o limitazioni sulle strategie, potete utilizzare quelle che ritenete più opportune, come scalping, arbitraggio, e non ci sono costi sui depositi e prelievi. Questa è un po' la nostra mappa con i server, quello principale di Londra, e poi ci sono North Virginia e Tokyo, gli altri di backup. Potete comparare in qualsiasi momento le commissioni con gli spread di Tikmill insieme con gli altri broker e vedrete come per la maggior parte del tempo Tikmill abbia comunque le condizioni migliori. Grazie a queste qualità, per 2 anni di fila Tikmill è stata premiata come miglior broker per esecuzione ordini. Allora, io ho finito adesso la presentazione e mi sposto sulla piattaforma. Ah, però nessuno ha visto il mio monitor, ottimo. Ok, non si vedeva il monitor, scusate, ma di solito io ho diversi monitor, questa volta ho il portatile. Adesso dovrebbe vedersi il monitor, giusto? Se mi date un feedback. Sì, si vede, si vede, mentre prima c'ero solo io. Ok. Ottimo. Va bene. Ciao Tony, come stai? Buongiorno, buongiorno a tutti. Insomma, oggi andiamo bene, andiamo male, sta succedendo di tutti i colori. Tra l'altro c'è una coincidenza particolare, la 24esima puntata l'abbiamo fatto 2 lunedì fa. L'abbiamo fatto lunedì 30 novembre, qualcosa del genere, 29, adesso non mi ricordo esattamente, anzi lo vado a dire, l'avevamo fatta lunedì 4 dicembre, 4 dicembre, ed è stata, ho dovuto scrivere un articolo su quella giornata, la giornata con maggiore differenza tra minimo e massimo, mi sembra 800 punti, qualche cosa del genere. E oggi riprendiamo con una giornata che non è forse la più ampia come distanza, mi riferisco sempre al future italiano, ma è sicuramente quella più volatile, dove per volatilità non si intende appunto l'ampiezza del corpo o della candela daily, ma si intende proprio il ritmo con cui il mercato si discosta dal punto precedente, dalla media degli ultimi minuti, e mentre siamo entrati in collegamento abbiamo questo future che da prima
fatto addirittura 23.300, addirittura 23.265, poi ha ballato su 23.3 e addirittura adesso si è portato, ha fatto un balzo di 500 fino a 23.500, un balzo di 230 punti rispetto al prezzo di pochi minuti fa. È una volatilità decisamente fuori dalla norma che ovviamente vede protagonista non solo il future italiano, ma direi in maniera abbastanza simile, anche se l'Italia enfatizza di più movimenti, mi sembra anche il Nasdaq 100 che era arrivato a 8.440 e adesso addirittura 8.514, era andato ampiamente negativo, adesso è di nuovo positivo. Stesso discorso per il DAX che era arrivato a 13.250 o qualcosa del genere, e adesso è addirittura fatto 100 punti nel giro di pochi, per cui recuperando tutto, era lieve del segno rosso e più 1%. Insomma, c'è questa volatilità incredibile, probabilmente data un po' da questi tweet contro tweet, che è la moda del 2019, dove ormai evidentemente ci sono speculazioni importanti, perché oltre a Trump i tweet li fanno anche i cinesi. Aveva un po' portato giù dello scompiglio i mercati azionari mondiali, un tweet cinese dove si dichiarava che non erano d'accordo sull'accordo dei dazi. Poi probabilmente ne sarà arrivato un altro che ha smentito l'accordo del controaccordo. È un mercato strano dove secondo me qualcuno interverrà a regolarizzare questi movimenti, altrimenti è inutile veramente anche studiare, leggere dei libri, fare dei corsi, provare ad applicarsi, perché evidentemente con questa volatilità si gioca alla viva il parroco, dove effettivamente almeno la giornata intraday è regolata da dei grandi sbalzi di direzione senza senso, oppure con un senso dovuto ai tweet. Comunque, insomma, le giornate sono abbastanza divertenti. In questi casi qui uno o abbassa sensibilmente la size o rischia di rimanerci secco. Esatto, Antonio scrive il gold crolla, come, visto che comunque gli indici stanno andando verso i massimi, andiamo a vedere il gold. C'è parecchia volatilità. Io ho un po' di posizioni aperte che adesso sono un po' in perdita. Allora, mamma mia, non, come si muove il PL. Ma no, crolla, crolla è esagerato perché siamo sui livelli più alti di ieri, insomma, io qui ho 1.470, sinceramente, anzi adesso vediamo esattamente il gold, sì, c'è una volatilità a 1.469,5 in questo istante, ma ieri era il prezzo poi di chiusura di ieri, è vero che anche ieri ha fatto oltre 1.480. Però è vero anche che prima era 1.475, stamattina era 1.464. È inutile, come ho messo un po' in premessa, è inutile attaccarci a questi movimenti perché ogni movimento quasi sempre ha un movimento contrapposto. Per cui, secondo me, è indubbio che si sta speculando su queste notizie, su questi tweet, dove effettivamente non è che solo il mercato italiano, anzi, ma mercati importanti come lo Standard & Poor's, come il Nasdaq 100, come il DAX tedesco, subiscono più o meno le stesse movimentazioni, e quindi basta veramente una notizia, un tweet, un qualche cosa perché qui si scateni una volatilità di oltre mezzo punto percentuale di un indice, se non un punto di indice, vuol dire 200 punti, 230 punti per il FIB, 80-90 punti per il Nasdaq 100 e 130 per il DAX. Insomma, siamo in balia di questa volatilità generata però artificialmente da delle dichiarazioni che a quanto pare valgono solo nell'istante in cui vengono emanate, valgono solo in quegli istanti lì, perché quante volte abbiamo sentito accordo dei dazi, poi
poi magari smentiti e poi accordi. Adesso ieri Trump ha trovato anche una nuova tecnica per farlo rialzare, perché ne ha mandato uno alle 3, poi un tweet alle 3 dove diceva che erano vicini, poi uno ne ha ribadito qualche cosa verso le 9 di sera, e poi c'è stato il tweet finale del 23.02 a mercati chiusi che sanciva un accordo pressoché definitivo. Questo un po' è quello che riesco a vedere io, e quindi anche se ne dai 3, dai la possibilità di fare andare la borsa da negativa a positiva giornata ieri, più di mettere in verdone i future con tutti i CFD che segnavano dei rialzi importanti già dalle prime ore del mattino, i future collegati a questi e via così. Questa è la novità che stiamo assistendo in questi giorni. Esatto, Alessio scrive, è uscita la notizia cinese sul trade, quindi sull'accordo dei dazi, ma Alessio è qualcosa che è uscito adesso? E là, Perché Alessio comunque. ci dice qualche cosa che mezz'ora fa, verso le 3:30, le 3:20, aveva senso, nel senso che i cinesi hanno mandato una notizia che con sti dazi ancora era tutto da vedere. E infatti gli indici sono andati pesantemente, almeno l'Italia addirittura ha fatto un minimo 23,265 e quindi è stato pesantemente negativo. E al tempo stesso poi deve essere riuscito proprio qualcosa alle 4, alle 4 e 5, qualche cosa che avrà smentito questo oppure qualcos'altro, perché gli indici si sono riportati non altissimi come stamattina, ma insomma, ad esempio il DAX è quasi più 1%, il Nasdaq 100 ha ripreso i valori quasi massimi assoluti, il FIB italiano non è sui valori di stamattina, però leggermente positivo, per cui bisogna vedere quale notizia delle 10. Ormai c'è questa moda si scatena con questa nuova moda qui, che è un po' assurda, delle notizie su dei fatti poi neanche così drammaticamente importanti, perché bene o male i dazi, per carità, è 2 anni che ne parliamo, un anno e mezzo, ma al di fuori di tutto si è capito che qualche cosa faranno, quindi queste grosse differenze ogni mezz'ora non sono neanche giustificabili. Erano molto più giustificabili quando c'era la volatilità, ad esempio quando la Grecia poteva uscire dall'euro, poteva essere mandata fuori dall'Europa, poteva fallire. Ecco, allora lì posso capire che ci sia un certo tipo di volatilità, oppure per un impeachment al Presidente della Repubblica, oppure per qualche attentato, oppure qualche banca che danno per fallita, poi non fallisce, manovre della BCE, però sti dazi adesso diciamo che lasciano qualche perplessità, perché basta un tweet per far sì che tutto si scateni con tante possibilità di soldi a chi ha la notizia. Perfetto, allora ci sono. Alessio integra un po' la domanda di prima. La conferenza stampa alle 16 aumentano gli import dagli USA. Poi c'è una domanda interessante da Andrea che scrive, ti chiede Tony, come mai il mercato non sconta tutti questi? Arriva il lupo di Trump, il mercato aveva scontato l'uscita di Johnson e non sconta i tweet di Trump. Non capisco. Oddio, io sono esattamente dell'idea, ho fatto anche un articolo sulla mia bacheca esattamente opposta. Come mai non sconta i tweet di Trump il mercato? Sì, Insomma, questa è la domanda. beh, scusate, scusate se sorride, abbiamo 3200 quasi di Standard & Poor's, 3176. 8.500 in questo momento di Nasdaq 100, DAX sul massimo dell'anno, recupero da un 19 del 15%, il FIB che sembrava avviato alla tristezza è ritornato su a 23, cioè come non, le borse sui record storici più 30% tutto e non scontiamo i tweet di Trump? No, Forse intendeva ragazzi. dire che non crollano i mercati perché non prendono magari troppo seriamente questi tweet di Trump che sono soltanto una manovra magari. Ah, in quel senso lì. Ah, Secondo allora me hai questa è un ragione. po' la Io domanda. avevo capito come mai il mercato con Trump
che fa i tweet rialzisti di accordi di dazi e il mercato non li sconta. No, no, allora ho Forse era capito. perché lo prendono così sul serio. Vabbè, ovviamente il Ma no, presidente degli quello ha Stati Uniti è ragione. della potenza, però Ma ovviamente fai guarda, un tweet una volta, quello no. ne fai due, ne fai tre e poi. Lo so, no, invece, allora, questa è una bella domanda. Se l'ha detto in questo senso qui, chiedo scusa. Io ho pensato come mai non sconta che non va Io l'ho su. Io interpretata, però penso che sia questa la l'ho domanda. capita, come mai non va sul mercato? Dico, il mercato va su tantissimo. Poi oggi sta metabolizzando, come è logico che succeda di fronte a un avvenimento dato per certo, perché questo accordo dei dazi, diciamo che ha provocato un 10% di ribassi e un 40% di rialzi, per cui è convenuto la borsa, no? Perché sostanzialmente sono molto, essendo sui massimi, evidentemente alla borsa non ha fatto male. Quando sei sui massimi e fai una cosa negativa, in genere, se questa cosa negativa venisse completamente revocata, si rivederebbero i massimi, ma qui siamo oltre i valori di quando imposero i dazi, per cui evidentemente ci sono dei meccanismi molto particolari per quello che riguarda i mercati in assoluto, che fanno sì che i prezzi sono generati da delle aspettative, quindi il fatto che ci sia un'aspettativa, un tweet potenziale, fa sì che nessuno venda in attesa che si arrivi all'accordo. Probabilmente questo era il tema che volevamo affrontare, l'ho detto parecchie volte. Qui credo, non so, su 24 puntate l'avrò detto 3-4 volte, dico il vero punto di inversione, non dell'Italia, ma un po' degli indici americani, potrebbe essere dal momento in cui verranno sancite ufficialmente le prese di posizioni positive, devono essere positive sui dazi. Cioè, il paradosso è che se volessero far salire la borsa, se vogliono far salire la borsa, devono dire: siamo in trattativa ancora con i cinesi, le cose stanno andando molto bene, ma ancora manca l'accordo. A quel punto il mercato magari va benino, però mancando l'accordo no, non c'è quella realezza. Dal momento in cui proprio c'è la fotografia con la stretta di mano, probabilmente si assisterebbe gradatamente, ovvio, un po' quello che è successo stamattina, gradatamente qualche presa di beneficio graduale, un po' di volatilità, ma potrebbe essere anche un punto di massimo, perché almeno la storia ha sempre insegnato che al momento in cui ci sono le grandi decisioni, i grandi fatti vengono poi conclamati dal mercato, in genere c'è il punto di inversione. Io mi ricordo perché la guerra del Golfo nel 1991, dove il mercato è salito tra novembre, dicembre, gennaio, e ci fu una salita molto importante nel 91, poi dal momento in cui fecero la pace è cominciata a scendere, ma poi ne abbiamo viste tantissime di questo tipo di occasioni. Ok, perfetto. Andrea, spero che Tony ti abbia risposto alla domanda, se era questo appunto quello che intendevi dire. E allora, vediamo un po', spostiamoci anche sulle valute, perché ovviamente non possiamo non parlare della Brexit. Allora, su sterlina dollaro, vedete, io vi faccio vedere comunque l'operatività che ho fatto sulla sterlina. Una Tony mi è partito l'insacco ieri in area 1,3155, praticamente mi sono preso quasi tutto il gap in faccia. Poi diciamo questa notte in area 34,50 ho aperto un'altra posizione e adesso ne vorrei uscire un po' alla meglio su questa operazione, quindi ne aggiungo un'altra adesso short, in modo tale che. Bah, guarda, per me puoi far bene. Io ti dico un ragionamento che però, ecco, ammetto che sta storia della Brexit mi ha stancato più di quella dei dazi, anche perché i dazi è un anno e mezzo che se ne parla, invece la Brexit se ne parla dal 23 giugno del 2016, per cui sono 3 anni e mezzo, e quindi se mi ha stancato i dazi, figure di sta Brexit, poi proprio mi sembrano un gruppo di pagliacci e mi ha stancato. Però
Da quello che ho percepito io, parlo ex post, non voglio fare il fenomeno, dunque c'erano queste elezioni che vedevano nettamente favorito, insomma i bookmaker, voi sapete che guarda i bookmaker, ma basta sentire anche i sondaggi, qualsiasi televisione, nessuno, nessuno, proprio nessuno vedeva che Corbyn potesse diventare il nuovo Prime Minister. Nessuno, nessuno, proprio nessuno poteva pensarlo. Il problema era vedere solo se Boris Johnson potesse uscire con una maggioranza forte e essere un leader forte o un leader con una maggioranza deboluccia. Questa era l'unica tematica. Allora, io il ragionamento che ho fatto, ma potrebbe essere sbagliato, qui non sono sicurissimo, quando non sono sicurissimo lo dico. Perché poi leggo le cose ex post e a leggere le analisi ex post dei vari giornali ti viene da innervosirti perché lo sa, danno tutto per chiaro che non è vero un cavolo, non è vero un cavolo, perché secondo me molti, come Giuseppe, molte persone che ho sentito io, giustificavano un tentativo di short con la sterlina, correggimi Giuseppe, per il fatto che, essendo Boris Johnson sicuramente pro-Brexit e avendo generato storicamente l'uscita della sterlina, l'uscita del Regno Unito dall'Europa, un calo violento della sterlina, ricordiamoci che il cable era quasi 1,50, addirittura 1,50 e crollò ben sotto a 1,25, 1,20 addirittura, per cui evidentemente l'effetto Brexit è stato questo, dice, bene, vince Johnson, sancirà e l'ha fatto l'uscita definitiva senza possibilità di referendum, senza possibilità di appello della sterlina, a questo punto l'effetto emotivo potrebbe essere quello di una debolezza della sterlina. E questo è il ragionamento che hai fatto, Giuseppe? Io in particolare, sì, a parte questo, però, come ben sai, io faccio un po' sull'analisi anche dei retail, ho visto un movimento e quindi ho cercato di lavorare un eccesso, però poi condivido comunque il tuo pensiero perché è un po' quello Io che ho avrei fatto questo, sentito. io opero raramente su euro-dollaro, anche il cable mi piace, lo seguo per motivi professionali, evidentemente lo seguo perché tra l'altro l'ultimo anno, anno e mezzo è un cambio di arrivi, va seguito, ma non ci opero, per cui quando uno non opera, io infatti mi accorgo dei miei colleghi chiacchieroni, me ne accorgo ogni un attimo, perché chi opera e soffre dalla mattina alla sera per questo cavolo di lavoro, lo senti, lo capisci. Chi non opera ha una tranquillità di linguaggio oppure dice delle cose che capisci subito che non opera. Cioè io lo percepisco subito, cioè delle sicurezze oppure prudenza, bastava guardarci, insomma, ha quella nonchalance, quella galanteria nel linguaggio che capisci che non è uno che soffre, invece se uno mi guarda in faccia capisce le battaglie che si passano ed è semplicissimo. Chi non opera ha sempre, innanzitutto non perde mai, mai, si espone in maniera ambigua e non soffre ed è tutto chiaro quello che avviene. Chi opera invece prende le insaccate che gli fanno male, è nervoso e a volte è euforicamente contento e a volte è triste. Detta questa, secondo me, scusate questo inciso, ma oggi è l'ultima puntata, mi voglio divertire anche in questo, ma io me ne accorgo, se uno accanto a me mi fate sentire parlare uno, dico questo opera, questo non opera, ma ci metto un secondo a capirlo, ma anche in chat, anche in chat. Allora, il mio ragionamento è questo, io avrei fatto come Giuseppe, probabilmente, cioè avrei tentato uno short. Per cercare una manciata di pippa, non tantissimi perché il mercato non è scemo, ma poteva essere una mezza figura, un 40, 30, 40. Ho parlato anche con un altro mio amico ieri che ha fatto questo ragionamento, bravo tra l'altro, e anche lui dico: vado short, non so, a 31, 30, 80 di cable, e poi appena escono gli S-Poll sulla flessioncina compro, magari vado anche in longa. Questo è il ragionamento che hanno fatto e avrei fatto anch'io. Perché a occhio era scontato, però bene o male. Invece il mercato è così cattivo e così furbo che ha trovato un golfo di persone che hanno fatto questo ragionamento.
trovato un ingolfo, per cui a un certo punto sulla notizia vinto facile Brexit non c'era il propellente di nuova gente che si sottasse, quindi c'è stata la controcarambolata, siamo arrivati addirittura a 1,35 col cable. Io parlo di cable perché diciamo è quello più affascinante, più che parlare di un cross come l'euro e la sterlina che non ci interessa, è un cross, ma va benissimo il ragionamento anche con questo. C'è stata questa carambolata particolare perché tecnicamente è una cosa tecnica, sono stati presi in contropiedi il mercato dei retail che effettivamente si è messo lì, l'hanno impiccati per motivi di margini, si è messo a chiudere, qualcuno ha speculato sotto questo aspetto. Quindi pian pianino, con pazienza, se uno, come consigliamo sempre, e qui avesse operato con delle size abbastanza tollerabili, secondo me, infatti, mi piace quello che sta facendo Giuseppe. Se uno, insomma, aveva una size, un quarto, un quinto di quello su cui è abituato, probabilmente ne esce fuori. Non dico che si arrivi a 1,31, 1,30 e mezzo già lunedì, però magari con una mediata, come ha fatto Esatto, Giuseppe, io già sarei quasi può fuori. Io uscirne come? già sarei quasi fuori, nel senso che ho fatto proprio quello che hai detto tu. Ieri sono entrato short con una size piccola, la vedete dal monitor. Mi è andata anche bene, nel senso che l'ho vista a favore anche di 100 pips, ma ammetto di essere stato abbastanza avaro. Ho detto, dai, cerco di fare il colpo, tanto è una size piccola, male che vada, dico proprio il ragionamento che ho fatto, ho detto male che vada, mi vado un po' a smezzare con un po' più in alto. Ovviamente non pensavo a un gap a questa volatilità di quasi oltre 400 pips, però proprio grazie al fatto di essere comunque esposto con una size ridicola mi ha permesso di, diciamo di farmi dormire tranquillo, perché poi l'ho aspettato in nottata, è un movimento che comunque loro fanno, no, Tony? Quando poi partono sopra, sparano in alto, poi un po' va a crollare durante la sessione, magari prima dell'apertura di Londra, ma un po' a Perfetto, cercare, e io quello l'ho Giuseppe, fatto. perfetto, perché l'amico mio, anche lui è entrato, ma mi ha mandato anche l'SMS, il WhatsApp, hai visto? Hai visto? Perché era buono di 70-80 pips dopo 3 ore. E poi c'è stata la controcarambolata, anche lui non ha chiuso perché effettivamente aveva una size piccola e diceva vabbè, me la sto a prendere. Anch'io l'ho fatto con loro. Io con loro ho comprato lunedì a 1461,50. L'ho detto in diretta al mio programma di Fontobel. Dico adesso ho comprato loro e l'ho comprato per davvero. Ma ne ho preso così poco che ho visto 1486 ieri o 1485 e me ne sono fregato. Me ne sono fregato perché tutto sommato vincevo 23 cosi, ma vincevo 300 euro. Dicevo: no, 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 io adesso ingordo, questo l'aspetto a 1510, 1520. Perché quando l'hai piccola è vero che non ti insaccano mai perché meno male, quando però è anche vero che cresce l'ingordigia e siccome non so, vincevo 350 euro, che per carità sono sacrosanti, però per me non sono tanti, ho preferito tirare a lungo e in questo momento sostanzialmente mi trovo con fammi vedere, me lo vado a vedere quello che succede, no? Sono belle queste testimonianze. In questo momento mi trovo sì con 6 dollari in più, però l'euro è cresciuto, insomma guadagno, non so, guadagnerò 60-70 euro, ma non ho fatto il mio trading, il che va bene, quando uno gioca poco fa anche bene. Io lo dico subito, tiro a fare 80-70 dollari con loro. Proprio lo voglio a 1000, tanto 1530, 1540, anche perché per i motivi che voglio spiegare, io ovviamente l'ho detto tante volte, aspettavo che ci fosse un accordo, aspettavo proprio una giornata così. Purtroppo non ho chiuso neanche le mie call e che avevamo aperto l'ultima riunione, quel lunedì lì, che ha dei prezzi eccezionali dove guadagniamo un sacco di soldi. Io ho voluto aspettare la scadenza dicembre, per cui ho fatto tutto il giro di Do, ho fatto un giro stupendo, Grazie.
di 1000, che onestamente l'ultima volta che ci siamo sentiti avevo dato lo shot, però ha perso 1000 punti. l'ordine. Ho fatto l'eseguito, sì, hai sentito l'eseguito, sì, ho Sì. fatto un 423, 23, 3, 35 con il FIB perché con gli eccessi io gliela do, ho fatto il giro del mondo e in questo momento stamattina mi sono trovata addirittura con Rossino. Pensate, e uno dirà che coglione, perché viene da dire così, pensate che io avevo tre call, ce l'ho tuttora, tre call. Facciamo vedere perché condivido. Si può, tanto l'ultima puntata, condividiamo il Vai, monitor. vai, Eh? vai. Assolutamente. Perché Tony alla deraga, no? Beh, lo fate già vedere anche la reunion, l'ho fatto vedere alla reunion, l'ho fatto vedere al webinar con Fontobel, l'ho fatto vedere a live che ho fatto a Milano, per cui insomma è stato visto, però anche a voi lo voglio fare vedere. Vediamo, sei visibile agli altri, fai clic. Per disattivare, vediamo. Siamo se Ciò. dovresti avere l'abilitazione, sì, nel senso, vediamo. Adesso guarda tu se c'è la mia telecamera, se c'è il mio video. Assegna ruolo relatore, no, forse adesso puoi condividere. Adesso dovresti riuscire perché su GoToWebinar. Ah, ok, Sì, lo già vediamo. l'ho visto il nostro schermo. Sì, datemi anche voi una conferma, io lo vedo. Bene. Facciamo vedere, oggi sto andando a vedere, faccio 35 euro con Nasdaq, pari, però vedete queste qui? Lo fa, ce l'ho da un casino, no, queste ce l'avevo addirittura due, ce l'avevo anche prima del webinar di lunedì, ce l'ho da un casino. Queste 22,5 più 1170, queste qui ho visto 22,6 di FIB, 22,6. Perché l'ha fatto il martedì del scorso. Martedì scorso abbiamo fatto un webinar qui bellissimo che lì ci ha preso bene. È partito da 23,5 e si è fermata a 22,7. È stata la più ampia spike di volatilità dell'anno. E poi il giorno dopo ha fatto 22,6 e ho ottenute come un coglione. Adesso scadono tra 5 giorni. Vedete che la mia plusvalenza, che era 6-7 mila euro, adesso è di solo 860 euro. È di solo 860 euro perché ve lo mostro questa opzione che valeva 300 lire 300 punti adesso purtroppo il market maker se ne va quando c'è volatilità ma l'ultimo prezzo segnato 860 comunque per chi non si intende di opzione essendo uno strike 22,5 ormai in scadenza vale 23,380, per cui vale circa 8,80. Vale esattamente la differenza che intercorre tra lo strike e il prezzo del FIB. Il prezzo del FIB è 22,350 per semplicità, per cui vale 8,50, lo vedo, ancora sto guadagnando. Poi sono pieno, questa l'ho venduta bene stamattina, che è un'opzione, sono due opzioni, sempre a 23,3 del FIB. Io vado sempre così. Avevo anche delle opzioni stamattina che sono scadute, dove ho preso una bella insaccata di qualche migliaia di euro, questa qui, questa 23,3, la vedete, 23.000, l'avevo venduta a 260, 250, c'avevo 250 e stamattina settlement invece è stato 671, per cui qui ho perso esattamente i soldi che avevo venduto. Per il doppio, qui ho pagato il cavallo e poi ho delle opzioni moltissime sul Nasdaq e lì siamo circa in pari perché sono partito circa a questa quotazione qui tra gli 8.460 8.450 però sono passati dei giorni per cui li guadagno in valuta. Così facciamo vedere. Oggi, vabbè, avevo le idee. Sto andando molto bene col film, faccio 3.000 euro, adesso ne ho solo uno a 23 3,70, ecco qui c'è l'acquisto che vi ho dato in diretta a 23,345 e insomma e ho fatto queste plusvalenze qui per cui sicuramente sono molto impegnato. Diciamo che fino all'altro ieri, 3 giorni fa, guadagnavo un sacco di soldi e me li sono mangiati tutti. Non solo me li sono mangiati, con le scadenze di stamattina mi sono andato a perdere anche qualche cosa. E succede, chi non perde mai o chi non fa mai vedere di perdere, vi assicuro che non fa il trader.
Sono tornato in linea? Eccomi qua, eccomi qua, Sì, ecco, eccomi qua. Per vediamo. cui, tanto ci sono le registrazioni, uno se vuole se le vede tutte, non c'è nessun segreto, nessun inganno. Parliamo, oggi mi sfogo, l'ultima puntata, voglio fare outing, voglio fare outing. Parliamo di quello che può succedere da qui alla fine. Io do sempre la linea. Non è che sono testone, però vedo, so guardare l'andamento, almeno del feedback. A me mi ha sempre dato questa impressione di debolezza relativa, che mi ha dato parzialmente ragione, perché quando ci siamo sentiti lunedì scorso, 8 giorni fa, Giuseppe sembrava Soros perché ti ha perso 1.000 punti, era 22,6, poi è ritornato a 22,9, poi è sceso a 22,7. Però, insomma, questi ultimi 3-4 giorni, questi tweet mi hanno riportato su in alto. Io sono sempre dell'idea, questa tecnica è una mia filosofia, che le borse sostanzialmente non si muovano, malgrado sia un fondamentalista, troppo per i valori fondamentali, troppo per le cose che succedono, non si muovono tanto per questi motivi, si muovono un po' anche dal punto di vista tecnico, perché evidentemente se dal punto di vista grafico ci sono dei pattern che guardano in tanti, ci sono dei motivi per cui a volte un doppio minimo, un doppio massimo, una resistenza, eccetera. Evidentemente questo un qualche gap da chiudere, qualche cosa sicuramente vuole dire. Ma sostanzialmente i grandi movimenti si muovono solo in ragione delle aspettative. Non c'è verso, non c'è verso. Aspettative negative o aspettative positive. Però ai veri trader non gliene può fregare di meno dei fatti. Non gliene può fregare di meno dei fatti, cioè dei dazi, non gliene fotte niente a nessuno, né in senso positivo né in senso negativo. Chi aveva le palle, secondo me, ecco qui faccio a 3,10, sono a 3,10 di quel FIB che mi era rimasto, eh? Sono a 3,10 di quel FIB che mi era rimasto, che avevo un altro FIB a 3,70, vediamo se lo facciamo, non gliene frega niente. Quindi, chi ha avuto le palle, scusate il termine forte, ha aspettato o sta aspettando, ma sostanzialmente ha aspettato per vendere, non dico shortare, però vendere i propri asset in prossimità di questo accordo che giustamente ha intuito, cosa che io di cui non ero convinto, per cui ho sbagliato e pago, si dovesse fare. Onestamente, negli ultimi giorni me l'aspettavo anch'io. Eccolo qui, 3,10 per cui porto il guadagno a 3.175, ma oggi sono inferocito perché mi hanno insaccato con le opzioni stamattina, sono inferocito. In questo momento sono flat e ho solo 5 opzioni del FIP. Allora, quindi io questo l'ho detto e l'ho scritto tante volte, aspettavo, mi ha detto, ma il punto di inversione ci potrà essere quando sta accordo maledetto dei dazi e il caso Brexit verrà sancito. Allora un mio amico mi fa stamattina, ma guarda che è positivo il fatto che abbiamo fatto i dazi, nel senso che l'abbiamo fatto. Sì, è positivo, ma non gliene frega niente a nessuno. Il mercato, come dicevo al collega che mi ha fatto la domanda, ha strascontato, cioè quando parliamo di un Nasdaq 100 a 8.500 punti, che sembrava una follia 7-8 poco tempo fa, e quest'estate mi ricordo che toccò un attimo 7.999, andò a 8.000, ero a Formentera, andò a 8.020 una sera e poi scelo sotto i 7.400, sembrava una follia. E evidentemente si è arrivato a 8.500, ha scontato che questa tregua, ma poi se il Nasdaq parte da 5.000, ci sono i dazi, e va 8 e 5 e li togli, ci sta che insomma qualcosa abbia scontato sui dazi. Insomma, la mia idea è che ci possa essere, non mai, non pensiamo mai a un crollo, non pensiamo mai a un crollo. A pensare ai crolli non li becchiamo mai, li beccheremo una volta per caso, ma non pensiamo ai crolli. Però possa aver effettivamente portato i grandi, quelli bravi, detentori di asset a un alleggerimento stamattina sull'euforia delle aperture di stanotte e di stamattina sui mercati europei, nel pomeriggio sui mercati americani. Perché nella logica, perché se noi fossimo stati pieni come un uovo
di asset e io ero un gestore capo, io e avevo le palle, io le palle stavolta non le avevo, non le ho avute perché ho anticipato un po' troppo e non ho realizzato profitti quando potevo farli e sono andato a prendermi in saccata. Ecco, se avevi le palle, cominciavi veramente a distribuire solo il giorno in cui Trump mandasse il tweet, accordo fatto. Siccome ieri ne ha mandati tre, di cui uno alle 23.03, dove effettivamente tutte le agenzie del mondo hanno scritto accordo fatto tra Cina e lo danno tra Cina e Coso, forse ci potrebbe essere uno smaltimento importante di distribuzione. Questa è quella che è la distribuzione. Ricordate, la distribuzione è quando mani forti distribuiscono con calma, appoggiando nei book, non che le vendono di fretta, la appoggi sul denaro, cioè le metti in lettera offrendole, neanche andando a colpire i book, approfittando di un'euforia generalizzata data da un dato. In queste fasi qui c'è una distribuzione. A seguito di una distribuzione, se non ci sono notizie brutte, c'è una fisiologica presa di beneficio dei mercati, perché se nessuno ti compra più le Apple a un certo punto, anche se sono belle, succede, cioè il mercato è fatto di uno che vuole le Apple, che non sia uno shortista, perché questi rally li fanno anche i poveri shortisti che sono costretti a ricoprirsi su determinate situazioni, come stamattina a un certo punto il film aperto a 6,90 e hanno fatto un basket a 8,50, quelli erano scatti di ricopertura. Ecco, in questa situazione di chiarezza, dove finalmente l'ansia Brexit e finalmente l'ansia dazi sembra essere definitiva, potrebbe esserci questa cosa. Per cui io cosa ho fatto? Rimango con le mie opzioni, non ho sfruttato il giro. In posizione, ne ho date altre due che vanno a sostituire altre opzioni che purtroppo mi sono scadute malissimo stamattina a 23,671 di settlement, e ricontinuo la mia strada. Con le put ne ho un esercito con le call, chiedo scusa, di Nasdaq 100 ne ho un esercito. Ho bilanciato anche con tre put che ho vendute molto bene in una fase di ribasso, che ho delle 8, 2, 80 più 90, sono 3, per cui insomma questa è la mia situazione di fine d'anno. Ottimo Tony, grazie per il quadro della situazione. Ovviamente Dickmill per il momento non tratta le opzioni, però è sempre interessante comunque farsi un po' un'idea di anche altri strumenti di come si possa comunque Io lavorare il mercato anche. ringrazio Tickmill e la generosità di Tickmill e di Giuseppe Cericola, che non è, si adatta un po' a quello che è il mio carattere, cioè in maniera informale, però generosa, a mio avviso, nei confronti del pubblico, non dico mio o suo, però nei confronti di questi che seguono il webinar e che lo possono rivedere in replica, di consentirmi ogni tanto di fare vedere il mio monitor, perché voi sappiate, però lui è più intelligente, sappiate che in genere il broker, o insomma, se io vado a esporre con i Wubank, non posso fare vedere la piattaforma di diretta, o viceversa, se vado con diretta, non posso, se vado con ActiveTrades, guai poi mai se faccio vedere un mercato regolamentato. E funziona così, però alla fine tutti lo sanno che io faccio un regolamento, per cui preferisco questo stile schietto, non ipocrita, che ha Tickmill, che consente questa mossa di generosità a fare vedere anche cose abbastanza importanti. Io non sono nessuno, però abbastanza importanti, intanto ci sono, consentendomi di fare vedere la mia piattaforma, e quindi dando ulteriori informazioni a chi pazientemente segue il nostro webinar. Esatto, io non voglio assolutamente poi né limitare ovviamente la formazione, quindi sappiamo comunque, io conosco Tony e so come opera, quindi non farti parlare sulle opzioni significherebbe limitare comunque parte della formazione che fornisci. Allora, io vedo che ci sono un po' di domande, però non. Allora, vediamo un po', sono sempre sulla situazione di Trump, dei tweet, però Tony, vuoi aggiungere qualcos'altro sui tweet di Trump?
ti chiedono quali altri, adesso visto che è una domanda forse. Ridammi il monitor intanto che volevo rifare vedere. E poi. E poi ti chiedo anche che piattaforma stai utilizzando, così chiudiamo. Vabbè, qui Quindi, esageriamo. No, quello magari dai, non esageriamo. Chiedetelo in privato, almeno questo. vabbè, ma gli darò un vantaggio, gli parlerò bene di Tipmilla lì. Allora, Esatto, lui tra l'altro allora opzioni gli darò con un questo vantaggio. broker HFD con TIC 1000, così. Parola glielo dico. Dunque, parte che io difendo, ma non perché sono un Giuseppe, non è che divento ricco con Giuseppe, potrei parlarne male o bene, però ho fatto anche una battaglia sulla mia bacheca, l'ho fatto anche con un filmato insieme ai ragazzi di Vision Forex per difendere anche questa presa di posizione. Ho parlato con Saverio contro i CFD, lavoro sempre con i CFD, ho anche avuto persone che vengono da me, eccetera, e mi insegnano a utilizzare i CFD e non ho nessuna cosa contro i CFD, anzi, il CFD darebbe, a mio avviso, anche la possibilità a operare anche con portafogli da 1.000, 2.000, 3.000, 1.500 euro. Effettivamente il mercato regolamentato richiede capitali. Ad esempio, solo per operare su un DAX ci vogliono 23-24 mila euro, su un FIB 11 mila euro, per cui ci vogliono capitali più importanti e quindi il CFD va benissimo e poi ti consente di sparcellizzare in maniera molto piccola i lotti con commissioni gratis, ovviamente paghi lo spread, e quindi anche la possibilità per il gioco che faccio io di mediare con piccolissimi lotti, non so, da 50 centesimi, da 1 euro, 1 euro l'uno, eccetera, ti consente di avere plotoni di 8-9 soldatini e poi ridistribuire sfruttando il cosiddetto tergicristallo, per cui ovviamente a me piace anche molto il CFD, mercato questo. del CFD. Il mercato ha molto senso, specialmente per Esatto. i più giovani che hanno voglia di iniziare a operare sul mercato. A livello iperprofessionale, dove io ho una piattaforma con 200, 300, 100 mila euro, effettivamente il CFD può comportare delle inefficienze, perché se io opero con 5 FIB o con tutto quello che avete visto, qui c'ho la piattaforma, la mostro volentieri, e evidentemente lo spread, io ho delle commissioni gratis, essendo frontman anche di WooBank, quasi gratis, evidentemente anche un tick di DAX con 3 DAX grossi sarebbero 75 euro di spesa, che se invece giochi da 1 euro è una cavolata. Ecco, per cui grossi quantitativi consiglierei di, cioè se uno ha una piattaforma da 300 mila euro, consiglierei di fare sicuramente il regolamentato. Detto questo, io opero con una piattaforma che si chiama Quicktrade, è una piattaforma di WooBank, ma vanno benissimo tutti i mercati regolamentati, da Directa, WeBank, a Bancassella e tutti quelli che conosciamo, li vogliamo tutti bene, non ci sono grosse differenze per me. L'importante è prenderci. Detto questo, voi vedete che la posizione del FIB avevo meno 1, adesso l'ho parificata, per cui con quell'operazione l'ho fatto con voi in diretta e sono andato a 375. Devo dire, sinceramente, perché mostrare i guadagni è bello, che però questi guadagni sono un parziale recupero di quello che ho perso con le opzioni. Per cui io oggi sostanzialmente sto perdendo, perché farsi bello quando perdi poi mi fa schifo e in effetti io perdo circa 3-4 mila euro ancora, che ho preso un saccata stamattina importante, che ho recuperato al 50%. Ecco, questo va detto. Con le opzioni del Nasdaq sono qui, vedete che ho un parziale di 2.800 euro, poi ho venduto molto bene le opzioni stamattina, proprio i primi prezzi, strike 23.3 che scadono venerdì prossimo, per cui è andata bene. Dimmi tutte le domande. Allora, la maggior parte sono appunto sui tweet di Trump e se ti aspetti adesso che è passata la Brexit, comunque anche diciamo la situazione dei dazi sembra andare verso una soluzione, quale altro evento geopolitico ti aspetti come market mover per il prossimo anno? Un po' questa è la domanda che Bene. diciamo
Allora, con la mentalità contraria, io spero, perché altrimenti faccio fatica ad operare, prendo gli insacchi che ho preso, perché se mi arriva giovedì sera con scadenza venerdì mattina e ho 10 opzioni, ho 13 opzioni a 100, le devo ricomprare a 400, perdo molti soldi, colpa di un tweet che poi è avvenuto alle 11 di sera, perché ovviamente avevo venduto le opzioni quando avevo già scontato il primo tweet. A me piace vendere quando si sconta un effetto positivo, poi se ce ne sono due o tre, alla fine mi insaccano. Detto questo, così capite anche quando sono nervoso e non è sempre rose e fiori. Io credo, che con la Brexit via via si andrà a scemare, l'interesse, anche se leggevo proprio prima di entrare in trasmissione che c'è già il problema Scozia. C'è il problema Scozia, che sembrerebbe, la Scozia sappiamo essere uno dei tre stati componenti il Regno Unito insieme al Galles, anzi uno dei quattro, perché ci possiamo mettere anche l'Irlanda del Nord insieme all'Inghilterra, Galles, Scozia, Irlanda del Nord, e quindi potrebbe esserci qualche cosa, però sostanzialmente io credo che si arriverà alla fine di gennaio a fare un'uscita abbastanza ordinata, e per quello che riguarda i mercati finanziari, credo che fortunatamente non dovrebbero più disturbare tanto. Rinnovo invece, siccome mi piace espormi e queste cose un po' penso di capirle, ma non vuol dire niente. Io, secondo me, uno che ieri l'hanno insaccato a 1,31, 1,30 e mezzo, ha la possibilità di rivedere questo prezzo già la settimana prossima. Mi spiego perché? Perché sostanzialmente non è successo niente, cioè Boris Johnson, che fosse lui il governatore, il nuovo primo ministro, era scontatissimo, quindi il mercato ha fatto il cappio. A chi ha fatto il furbino, purtroppo capita, è capitato anche a me ieri sera, è capitato a Giuseppe, è capitato a 3-4 amici miei. Se uno aveva le palle o i soldi di poter tenere la posizione o la bravura di essere entrato con modestia, come consiglio io prima dei dati, a quel punto per me ne esce fuori. Questo è, per cui sempre, perché tutto sommato credo che dal punto di vista fondamentale il fatto che poi loro escano in maniera disciplinata in un Boris Johnson alla lunga o alla media, è una cosa negativa non solo per noi dell'Europa, ma più che altro per loro degli inglesi. Per cui quei valori, che non dico i minimi, ma di 1,26, 1,25, 1,24, 1,27, che stabilmente c'erano l'anno scorso, ad esempio, adesso non sono proprio un espertissimo, credo sostanzialmente fossero abbastanza plausibili con la situazione che si va a delineare adesso. Così oggi ho fatto pure il cambista. Un'altra domanda. Perfetto. No, sono finite perché erano un po' su quelle. Io direi che possiamo anche chiudere, che abbiamo sforato i canonici 45 minuti, ma era Beh, l'ultima però puntata oggi dell'anno. era l'ultima, e avevo proprio piacere, avevo dedicato anche la puntata a Guitù, un mio amico che ogni tanto chattavamo, e quindi oggi volevo farla anche bella. Spero che ci sia anche Cesare, ma non so se c'è Cesare, non mi ha risposto. Perfetto, perfetto, Tony. Allora, io direi che possiamo chiudere qui e sicuramente l'ultima dell'anno, ma non l'ultimo webinar insieme a Tony. Nel prossimo anno sicuramente faremo altri eventi insieme, quindi rimanete sintonizzati su TIC 1000. Allora, grazie a tutti e vi auguro ovviamente anche buone feste e ci vediamo poi l'anno prossimo con l'offerta formativa di TIC 1000. Grazie Tony, come sempre, Ecco, sei io il numero uno. ringrazio, sono pesante oggi, sono cerimonioso. Io ringrazio ovviamente TIC 1000 perché alla fine, se mi diverto, per me è già un successo. Ho messo anche qualcosina in tasca, non mi vergogno di dirlo. Non sono diventato ricco, però qualcosina, uno alla volta, Non non è fa mai male. male. Insieme, insomma, qualche cosina di carino. E ringrazio pertanto TIC 1000 per la fiducia e la direzione, insomma, che ha deciso di pagarmi. Se mi dice Giuseppe che ho un feedback positivo anche da parte loro, per cui senz'altro ci inventeremo qualche cosa per l'anno prossimo, ma volevo ringraziare
essenzialmente lo zoccolo duro dei partecipanti a questi 25 incontri è stata una faticaccia, ma li ringrazio tutti perché sono, ne conosco quasi tutti, sono molto carini. Grazie. Grazie a tutti, buona serata.